una valle, la sua storia, la sua bellezza. Per far conoscere il territorio di Villar Pellice, l'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale propone fino al 26 luglio la mostra Villar Pellice e le valli valdesi. Con il vicepresidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, sono intervenuti la sindaca di Villar Pellice, Lilia Garnier, lo storico d'arte Gianni Burchi, autore degli scatti, e il giornalista Massimo Boccaletti, che ne ha ideato i contenuti. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto per le attività culturali curate dal Comune di Villar Pellice e dall'Ecomuseo Crumière, in collaborazione con l'Istituto per la tutela dei beni cartacei di Torino, e intende promuovere le tradizioni, la cultura e il turismo della valle. Nell'URP del Consiglio regionale una mostra su Villar Pellice e la Val Pellice. È come un'immersione per i torinesi che magari fermandosi qui davanti vedranno queste straordinarie fotografie in un pezzo del Piemonte che non è un Piemonte arcaico, è un Piemonte che conosce la sua storia, che la riscopre ogni giorno e che guarda, per esempio nel caso di Villar Pellice con la sua fabbrica che ancora oggi continua a realizzare elementi di nicchia come i feltri in tutto il mondo, che sa anche guardare al futuro. Stiamo cercando di portare a conoscenza del grande pubblico quelle che sono le valli valdesi e in particolare Villar Pellice con quello che offre. In questo breve excursus proponiamo Villar Pellice com'era a partire dall'inizio del Novecento, ovviamente con i reperti fotografici a nostra disposizione, fino a far vedere, a far conoscere delle parti meravigliose della valle e del piccolo paese. Terminiamo col Vallone degli Invincibili, che è una passeggiata veramente meravigliosa, è una passeggiata montana ad alto livello. Ho suddiviso come autore delle didascalie e delle immagini il progetto Villar Pellice ieri e oggi in quattro temi fondamentali. Il primo, il lavoro duro dei campi, l'aspetto pubblico, l'aspetto privato e poi quello che è il vero centro motore ancora oggi un po', che è il feltrificio, l'Ecomuseo, che ha rappresentato per decenni e ancora rappresenta un centro di aggregazione industriale ma anche sociale. Basti pensare che il feltrificio modulava i suoi orari sul lavoro dei campi.